Emanuela Rocco, direttore Fondazione Alberto Simonini di Reggio Emilia. Vorrei fare una premessa relativa all'importanza dell'orientamento. La scelta giusta significa poter seguire un percorso scolastico e formativo con la giusta motivazione e la giusta soddisfazione. E motivazione e soddisfazione sono due elementi fondamentali per l'apprendimento. Nei nostri percorsi l'apprendimento passa attraverso una metodologia incentrata sul fare, ciò significa che l'aula diventa un laboratorio. Chi ha la passione per mettere in pratica, per usare le mani, per tradurre le competenze in sapere fare, deve scegliere i nostri percorsi. La nostra istituzione, il nostro ente è a Reggio Emilia dal 1957. I nostri percorsi sono afferenti a due qualifiche professionali, l'operatore impianti elettrici e solari fotovoltaici e l'operatore impianti termoidraulici. L'operatore impianti elettrici e solari fotovoltaici è in grado di installare, eseguire la manutenzione e riparare impianti elettrici civili, industriali e di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica sulla base di progetti e schemi tecnici di impianto. L'operatore impianti termoidraulici è in grado invece di installare, mantenere in efficienza, riparare impianti termici, idraulici, di condizionamento e igienico-sanitari. Si occupa inoltre di realizzare impianti a solare termico, geotermici, a legna e altre biomasse, sempre per il risparmio energetico. Il biennio formativo è di complessive 2000 ore è articolato in assi culturali per 372 ore, in competenze trasversali di 108 ore, in materie professionalizzanti e laboratori per 820 ore e in attività di stage formativo di 700 ore. I nostri percorsi sono integrati con percorsi di riallineamento, cioè che favoriscono la partecipazione e la frequenza attraverso il progetto Azione Regionale per il Successo Formativo. Quali sono le competenze che i nostri allievi incontrano frequentando il percorso? Per quanto concerne l'operatore impianti elettrici e solari fotovoltaici, vengono affrontati gli assi culturali, quindi significa cultura generale, comunicazioni in lingua straniera, lingua inglese, matematica e fisica. Competenze trasversali di cittadinanza e tecniche di ricerca del lavoro, e materie professionalizzanti e laboratori, ovvero l'informatica, il disegno elettrico e la tecnologia elettrica, l'elettronica, l'elettropneumatica, PLC e automazione. L'operatore impianti termoidraulici ha sempre il percorso legato alle tematiche degli assi culturali, quindi la cultura generale, comunicazioni in lingua straniera, matematica e fisica, competenze trasversali di cittadinanza e tecniche di ricerca del lavoro. Le materie professionalizzanti e i laboratori sono l'informatica, il disegno e la tecnologia termoidraulica, la manutenzione e la riparazione di impianti, laboratorio termoidraulico e saldatura. Poi abbiamo dei progetti speciali che vanno ad integrare e a favorire la frequenza, a ridurre l'abbandono scolastico, cioè far sì che i nostri allievi frequentino, come ho detto all'inizio, con motivazione e soddisfazione personale. E quindi attiviamo ulteriori attività, come ad esempio l'inglese con insegnanti madrelingua e per gli allievi meritevoli possono raggiungere una certificazione PET B1. Svolgiamo attività di orientamento e circle time, cioè di analisi, di monitoraggio dell'andamento scolastico, di monitoraggio della soddisfazione e dei risultati raggiunti in termini di apprendimento e quindi attività di rinforzo e di corsi che supportino gli allievi che possono avere difficoltà in alcune materie. Project Based Learning è un progetto, una metodologia incentrata sull'apprendere attraverso una metodologia per obiettivi, di cui vedremo più tardi un video. Orienteering, in questo caso è un'attività svolta in outdoor attraverso la quale viene svolta un'attività di orientamento all'interno di un bosco, di una foresta o in montagna, attraverso la quale, oltre ad affrontare, diciamo, una
situazione che non è quella della scuola, vengono trasmesse anche competenze legate alla matematica e legate alla fisica. I nostri allievi sono coinvolti in progetti di mobilità internazionale attraverso il programma europeo Erasmus+, e già dal 2016 oltre un'ottantina dei nostri allievi hanno viaggiato per frequentare stage in aziende in Slovenia, in Spagna e in Croazia, e proprio per sperimentare la formazione acquisita in situazioni di lavoro in realtà estere. E infine, oltre all'attività di educazione fisica, diciamo negli ultimi 2 anni abbiamo sperimentato e sviluppato il fitboxing e il mindfulness come attività alternative, diciamo, e complementari. La qualifica, viene rilasciata una qualifica triennale di terzo livello secondo l'European Qualification Framework europeo, e quindi una qualifica che è valida anche a livello europeo. Per ottenere la qualifica deve essere superato al termine del terzo anno un esame finale che si svolge attraverso una commissione esterna che valuta il percorso formativo che gli studenti hanno svolto, oltre alle prove di esame, prove teorico-pratiche che vengono realizzate appunto durante l'esame finale. Quali sono gli sbocchi occupazionali dei nostri percorsi? Per quanto concerne l'operatore impianti elettrici, solari, fotovoltaici, lo sbocco può essere nell'ambito degli impianti civili, o nell'ambito degli impianti industriali, dell'impiantistica industriale. Nel primo caso, ovviamente affiancati ad elettricisti, artigiani o dipendenti di aziende del settore nella realizzazione di impianti elettrici in abitazione o in ambienti industriali, montaggio e cablaggio di impianti d'allarme, di videosorveglianza, riparazione di impianti e attività nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti fotovoltaici. Poi l'ulteriore ambito lavorativo può essere quello dell'automazione industriale, quindi in aziende di produzione di quadri elettrici o di sistemi automatici, installazione di dispositivi elettrico-elettronici a bordo macchina, individuazione di guasti e sostituzione di componenti in sistemi di produzione, e interpretazione di programmi PLC, avvio di macchine automatiche e settaggio di parametri funzionali. Per quanto concerne l'operatore di impianti termoidraulici in ambito civile e industriale, affiancati anche in questo caso ad artigiani o attraverso un inserimento diretto in azienda, per la realizzazione di impianti in abitazioni, in ambienti industriali, montaggio e cablaggio di impianti di condizionamento e pompe di calore, riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di riscaldamento e di condizionamento, o anche in aziende che si occupano di commercializzazione di prodotti termoidraulici e sanitari. Diciamo che gli sbocchi occupazionali e comunque in generale l'attività di stage, che come abbiamo visto prima ha una durata complessiva nel biennio di 700 ore, quindi una corposa parte del percorso formativo i nostri allievi la sviluppano all'interno delle imprese. Gli sbocchi occupazionali che abbiamo appena visto trovano sviluppo nel partenariato consolidato che Fondazione Simonini ha sviluppato nei 60 anni di attività attraverso rapporti con imprese artigiane e imprese industriali che accolgono sistematicamente i nostri allievi in stage, consentendo loro di applicare, di sviluppare le competenze apprese durante il percorso formativo. Do qualche dato quantitativo rispetto ai risultati occupazionali che abbiamo raggiunto con i giovani, con gli allievi che si sono qualificati nei percorsi che sono andati a qualifica nel 2019. Per quanto concerne la qualifica di operatori impianti elettrici e solari fotovoltaici, abbiamo avuto l'88% di occupati e il 12% di giovani rientrati in percorso scolastico.
mentre per quanto concerne la qualifica di operatore impianti termoidraulici abbiamo avuto il 92% di occupati e l'8% che è rientrato in percorso scolastico. Voglio dire che è anche importante non solo la percentuale di occupati, ma anche la percentuale che è indicata come rientro nel percorso scolastico. Questo significa che chi sceglie la formazione professionale non necessariamente rinuncia ad un percorso di studio. Il percorso di studio può assolutamente rientrare nel curriculum formativo dell'allievo, in quanto al termine del percorso triennale può decidere anche di rientrare in un percorso scolastico, può decidere di e quindi ottenere un diploma quinquennale, può decidere di frequentare un quarto anno di FP nei diversi percorsi che la Regione ha attivato a partire dal 2016 e può anche successivamente entrare in un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore. E volendo abbiamo avuto anche qualche allievo che ha proseguito con un percorso universitario. Quindi la formazione professionale non si conclude con la qualifica, ma al termine, diciamo, del triennio l'allievo ha davanti a sé la possibilità di compiere diverse scelte, credo con una maggiore maturità e consapevolezza delle proprie capacità e delle proprie potenzialità. Volevo lasciare come pensiero, un pensiero sicuramente molto più importante del mio, quello di un filosofo di Guangzhong che dice che quando pianificate per un anno piantate cereali, quando pianificate per 10 anni piantate alberi e quando fate una pianificazione che dura una vita formate ed educate le persone. Grazie per l'attenzione.